La Chiesa Evangelica Battista, dopo i tragici fatti del 1866 che l'avevano ridotta ad una condizione di semiclandestinità, nel 1910 ridiventò pubblica. Un registro del tempo segnala 14 aderenti alla comunità, non più solo contadini ma di varia estrazione sociale. La ripresa fu lenta, interrotta questa volta dagli eventi della Prima Guerra Mondiale. Nel 1916 vi fu la commemorazione della strage del 1866 con l'affissione di una lapide commemorativa nei locali della chiesa. In questo periodo la chiesa aprì di una sala del soldato, che aiutò molti militari in varie necessità della vita civile. Gli anni seguenti furono segnati dalla recrudescenza fascista nelle persecuzioni contro gli evangelici e dall'emigrazione, che allontanò da Barletta varie decine di aderenti. I Battisti rimasero una piccola comunità, ma con una presenza costante, erano 22 membri nel 1919, 32 nel 1932, 41 nel 1937. La comunità ha avuto varie sedi, tutte precarie perché spesso gli aderenti venivano sfrattati dall'intolleranza dei proprietari, fatti a loro volta oggetto di pressioni. Da via Cialdini numero 7, la chiesa si trasferì in piazza Plebiscito numero 12 sino ad arrivare, nell'immediato dopoguerra, all'acquisto di un proprio stabile in via d'Aragona 123-131, utilizzato al piano terra per le necessità del culto e al piano rialzato per la casa del pastore. Qui la chiesa ha ancora oggi la sua sede, Ceci Mascolo, Leggere la città, 1986.